La Guardia di Finanza di Vicenza ha individuato un giro di fatture false per 350 milioni nell'ambito della commercializzazione dei cavi di rame, 15 gli indagati. Si aggrava la situazione del cimitero di Maddalene, sempre più numeroso il numero di tombe che sprofondano nel terreno a causa delle forti piogge. Il numero verde antisuicidi della regione riceve sempre più chiamate dai cittadini colpiti dalla crisi delle banche venete. Intitolata una piazza a Ponte Landolfo, il comune in provincia di Benevento, dove nel 1861 la popolazione fu trucidata dall'esercito guidato dal vicentino Eleonoro Negri. Per i 20 allievi del Master della Cucina Italiana iniziano ora i tirocini nei ristoranti più rinomati della penisola.